In primo luogo ringrazio il Figital Sustainable Expo per l'invito che ci è stato rivolto di essere qui per parlare anche di quello che è la prospettiva degli grandi investitori finanziari e dei mercati finanziari. Sono particolarmente felice che qui con noi ci sia anche Roland Schatz, che è seduto poche file più dietro, perché con Roland Schatz nel 2012 siamo stati a capo del primo report che è stato pubblicato a Davos al World Economic Forum sulla sostenibilità. Quindi sono passati molti anni, siamo nel 2023 e la domanda che ci facciamo tutti è a che punto siamo e verso che orizzonte stiamo andando. Allora, il primo punto che farei è che noi ci sforziamo molto di fare tutto il possibile anche per migliorare la competitività del nostro paese, che nel fashion ha un'immagine assolutamente stellare rispetto a quelli che sono i grandi investitori internazionali, poi dobbiamo fare i conti con la realtà. Allora, la più grande e importante azienda per market cap, per capitalizzazione in Europa, in tutti i settori, è LVMH. Ha raggiunto agli inizi di giugno, il 5 giugno 2023, quasi 500 miliardi di euro di capitalizzazione. Per darvi un'idea, tutta la borsa italiana insieme capitalizza 670 miliardi. Per trovare le prime due aziende italiane presenti nella classifica delle prime 20 aziende globali nell'ambito del fashion come market cap, dobbiamo arrivare al 13° e al 14° posto, con Moncler che vale circa 19 miliardi e 7 e il gruppo Prada che vale 19 miliardi e 3. Quindi se sommiamo la market cap delle due più importanti aziende italiane quotate in borsa, scopriamo che valgono fondamentalmente meno di un decimo della market cap di Louis Vuitton. E questo ci deve far riflettere, perché gli equilibri in gioco chiaramente si giocano poi sui tavoli dove i grandi investitori concentrano l'attenzione. Ed è anche uno spunto per dire, soprattutto ai ragazzi che sono qui, che stanno sviluppando nuove iniziative in ambito tecnologico, nei nuovi materiali che creeranno il fashion del futuro, che tutti gli investitori sono sufficientemente consapevoli del fatto che nei prossimi 5 anni quello che noi chiamiamo technology enabled disruptive innovation impatterà in maniera abbastanza radicale anche il settore del fashion, e quindi probabilmente vedremo una ricomposizione dei listini con dei nuovi attori che fondamentalmente cambieranno il ranking di quello che è il fashion a livello globale. Colgo un punto in più. Fate conto che oggi l'insieme di tutto il fashion industry a livello globale rappresenta qualcosa come 2.5 trillion di dollari in termini di ricavi. Ci sono circa un trillion dollari di bond, definiti green bond, sui mercati. Recentemente un'analisi condotta dalla Security Exchange Commission ha posto all'attenzione degli investitori che con tutta probabilità il 23-25% di tutto ciò che è quotato come green bond a tutti gli effetti non lo è. Quindi stiamo parlando di qualcosa come 250-300 billion di valori che alla prova dei fatti non saranno green bond, e questo comporterà anche dei rischi non mitigati in termini di reputazione per tutti gli investitori che fondamentalmente si sono impegnati in quella direzione. Cos'è la sfida globale che ha il fashion? Pensate che oggi il fashion industry a livello mondiale produce qualcosa come 110 miliardi di capi di abbigliamento. Di questi 110 miliardi di capi di abbigliamento, il 20% non viene utilizzato e non viene venduto. Quindi abbiamo 20 miliardi di capi che fondamentalmente verranno stipati in qualche container e portati a casa in uno dei paesi del Centro Africa, dove si stanno creando dei problemi ambientali enormi di cui è difficile oggettivamente immaginare una soluzione in tempi ragionevolmente brevi. In termini di emissioni stiamo parlando che fashion industry rappresenta circa l'8-10% a seconda delle statistiche delle emissioni di anidride carbonica a livello globale, e rappresenta il 20% dei problemi che abbiamo della water pollution, cioè l'inquinamento delle acque, tenendo presente che probabilmente di tutta la plastica che noi troviamo negli oceani, la plastica derivata dai polimeri che vengono utilizzati per il fashion rappresenta tra il 10-12%. Quindi la sfida è assolutamente una sfida importante, è una sfida che richiederà dei cambiamenti radicali anche sotto il profilo degli assetti di governo del settore. E credo che nei prossimi 5 anni inizieremo anche a livello di mercati a percepirne l'impatto. Faccio un'osservazione in più che a mio avviso non deve essere dimenticata. Con Roland Schatz
Uno degli obiettivi che ci siamo posti nel 2017, qualche 2 anni prima del Covid, è stato quello di mettere a punto tra Madrid, Zurigo e Vienna forse uno dei migliori team di analisti per andare a cercare di capire come trovare quel legame tra sostenibilità e performance finanziaria. Per fare questo sono stati analizzati i bilanci dal 2017 al 2022 delle prime 500 aziende quotate al mondo, creando qualche terabyte di dati su cui lavorare. Fate conto che sono stati elaborati più di 2.700.000 documenti, 2.800.000 quasi. E fondamentalmente su questa base di dati stiamo applicando algoritmi di intelligenza artificiale per capire come riuscire a finalizzare ancora in maniera più predittiva l'andamento dei titoli sui mercati finanziari. Quando ragioniamo su questo ci rendiamo conto che stiamo andando verso una polarizzazione. Non dimentichiamoci che oggi Louis Vuitton da sola capitalizza probabilmente più delle prime 7 aziende globali presenti nel settore, e quindi c'è un problema fondamentalmente che per stare a quei tavoli bisogna probabilmente cercare di essere in grado di creare anche da noi qui in Italia, e questo credo sarà l'obiettivo nei prossimi 4 anni anche di questo governo, la possibilità di portare in borsa dei gruppi che abbiano l'ambizione di poter crescere a quel livello. Aggiungo ancora un ultimo particolare e poi lascio. Il tema della sostenibilità nel mondo dei mercati finanziari sta per cambiare radicalmente. Ricordo a tutti un report molto importante pubblicato nel luglio scorso dell'anno passato dall'Economist, in cui fondamentalmente l'Economist metteva in chiaro come ci fossero 2 problemi di fondo sul tema degli ESGs. Il primo fondamentalmente che ci sono 160 istituzioni nel mondo che in qualche modo rivendicano il diritto di essere in condizioni di poter dare delle patenti di sostenibilità, e ci sono circa 4.200 indicatori, KPIs, che vengono utilizzati. Allora, potete immaginare come questo è assolutamente di poca utilità per gli investitori finanziari, perché gli investitori finanziari cercano di essere molto più sintetici nel modo in cui poi procedono sulla propria asset allocation. E credo che l'evoluzione a cui noi assisteremo a partire proprio dai prossimi giorni, dalle prossime settimane, è che è molto probabile, come dicevo a Riccardo in questi giorni, che l'etichetta ESG sarà fondamentalmente abbandonata, perché il risultato che è stato prodotto fino ad oggi oggettivamente non è di quell'impatto che tutti noi ci attendevamo. Per darvi un'idea, già adesso se uno prende tutto l'insieme dei fondi investiti sul tema sostenibilità, più del 56-57% ormai è dedicato a un asset class che si chiama thematic investments, dove l'etichetta ESG non c'è già più. Quindi questa rivoluzione, come direbbero gli americani, is already in the making. Non dobbiamo aspettare molto per capire che ESG probabilmente è una label che non potrà essere utilizzata. Qual è secondo me il trigger che soprattutto qui al Figital Sustainable Expo, dove ci sono molti giovani, è importante sottolineare una volta di più? Siamo in un'epoca in cui gli equilibri e gli assetti stanno cambiando, e non solo nell'automotive. Nell'automotive è già chiarissimo e credo che non ci siano molti margini di recupero. Credo che nel fashion l'Italia possa giocare, proprio per la tradizione che ha, la storia, la reputazione creata a livello internazionale, un ruolo di primissimo piano. Abbiamo anche molti giovani che sono dei grandi innovatori. Qui sono rappresentate al Figital 2.200 piccole e medie imprese, start-up, che fanno dell'attenzione ai nuovi materiali, alla possibilità di fare recycling e upcycling dei materiali, il proprio mantra. Ecco, credo che per un investitore forse è più interessante oggi incontrarsi con questa platea di start-upper per vedere dove sta andando il mondo e dove fondamentalmente bisognerà puntare se si vuole ancora avere un risultato che sotto il profilo economico sia quello che giustamente Riccardo ricordava di sostenibilità anche economica. Ma il fatto che non label, una domanda a bruciapelo, il fatto che il label ESG non è più, non sarà più tale, e quindi forse toglie uno strumento alle azioni di marketing, che vuol dire che non si guarda più all'impatto sociale o all'impatto ambientale, o qualcosa di diverso? No, si guarda assolutamente, e continuerà a essere ancora più determinato e forte l'interesse degli investitori, essere estremamente selettivi, o come direbbero gli americani, picky, nel selezionare quali sono le asset class più promettenti. Ma c'è un problema di fondo che è stato quello che in gergo è stato definito weaponizing ESGs, cioè il tema della
dell'armare, tra virgolette, weaponizing gli indicatori di ESG, sta creando delle asimmetrie in termini di allocazione del capitale che non vanno necessariamente a premiare le aziende più virtuose. E sappiamo anche che, ed è questo uno dei temi che auspico che nel prossimo anno siano ripresi qui al Figital Sustainable Expo, questo tema della sostenibilità, della resilienza è a tutti gli effetti ormai un tema geopolitico, e quindi questo weaponizing ESGs è anche utilizzato a volte da governi che intendono in qualche modo affermare o recuperare in termini di competitività rispetto a paesi come l'Italia, che hanno tradizionalmente, questo è un messaggio importante che dovremmo sottolineare ogni volta, hanno tradizionalmente delle filiere che sono da sempre state sostenibili. Cioè le filiere del Made in Italy, del fashion, sono intrinsecamente sostenibili. Intrinsecamente sostenibili, sono a chilometro zero, sono attente all'ambiente, c'è un controllo sociale anche non soltanto de facto delle autorità vigilanti che in qualche modo... Io sono di originario, anche se non vivo molto a Bergamo, della stessa città di Bergamo dove c'era prima il dottor Albini a parlare della sua azienda, che è una delle aziende storiche più importanti che abbiamo in Valseriana, e sappiamo qual è l'impegno che il dottor Albini ha assunto e ha preso e ha testimoniato anche nei confronti della comunità locale, e questo secondo me è un grandissimo messaggio e anche una bellissima testimonianza da ricordare in un mondo che è sempre più globalizzato, no? Quindi in tre parole, integrazione dell'ESG nella strategia e nell'operatività, non ESG volante collaterale in maniera separata, perché crea delle, diciamo, disallineamenti, diciamo, allora, come si definì prima. Il tema vero, Riccardo, credo sia il fatto che il lavoro che stiamo facendo con Roland, con Schatz e con il suo team è che non possiamo fermarci al livello superficiale degli ESGs, dobbiamo andare a cercare di capire quali sono le enabling platform che consentono poi di avere un salto in termini di innovazione in grado di consentirci di superare le barriere attuali. Allora, ci sono quattro aree secondo noi che sono fondamentali, dove noi facciamo un ranking molto preciso di tutti quali sono i player. La prima è il blockchain. Sappiamo tutti che c'è un tema importantissimo, una grande sfida sulla tracciabilità dell'intera catena, dell'intera filiera. Il secondo è l'intelligenza artificiale, perché ci consente di riuscire ad affrontare la vera sfida, che è l'overproduction. Noi continuiamo a sovrapprodurre fashion che non viene fondamentalmente nemmeno... Okay. La terza, chiaramente, è il tema energy. Mi fa molto piacere questo, perché noi analizziamo prodotto per prodotto qual è l'impatto energetico, cioè qual è l'energia che è necessaria per produrre quel maglione o quel capo d'abbigliamento che finisce poi sullo scaffale. E non ultimo, ma non meno importante, guardiamo anche molto la leadership, perché crediamo che la leadership all'interno delle aziende sia poi quella che fa la differenza. Vedete il caso di Patagonia, che credo tutti voi abbiate studiato. C'è un signore che oggettivamente ha cambiato il modo di immaginare il fashion a livello sportivo come nessun altro è riuscito a fare in passato. C'era una domanda che veniva dagli altri datori, ma quel 20%, la riporto io, quel 20%, no? Mi chiedevano, quel 20% di capi che non vengono utilizzati, perché abbiamo un 20%? Ma io credo che forse questa è un'area di attenzione ai fini di focalizzare quegli enabler di cui si parlava prima. Allora, io credo che la questione fondamentale quando si parla di impatto è fondamentalmente waste management. Noi in molti settori produciamo molto di più di quello che è necessario, ma non lo sappiamo perché non abbiamo dei sistemi di controllo che ci consentano di avere una profondità granulare su ciò che viene distrutto ancora prima di essere utilizzato. Credo che ci sia un mismatch dovuto anche a fattori importanti. C'è stato un periodo come quello del Covid, dove potete immaginare è cambiato completamente il modo di fare shopping, dove di fatto sono intervenuti dei fattori anche come la digitalizzazione non banale. Se voi, io sono a Madrid, seguiamo anche per alcune iniziative il gruppo Inditex, se voi vedete quello che ha fatto il precedente amministratore delegato Pablo Isla per rendere digitale ogni flagship store di Inditex, vi dà un senso di come stia cambiando proprio il modo anche di usufruire e di consumare moda, no? E quindi credo che ci sia sempre un mismatch tra domande e offerte, perché non sappiamo ancora bene come avere una tracciabilità dei consumi in maniera più generalizzata. Però ci si arriva, perché credo che dando queste etichette digitali, la tracciabilità dei prodotti,
è tutto in fin dei conti big data, no? Alla fine dobbiamo pensare sempre al fatto che dobbiamo controllare i dati che stiamo generando, e la battaglia competitiva è qual è la dimensione di proprietary data che noi abbiamo e quanto riusciamo a estrarre di informazioni rispetto ad altri. Non ho assolutamente dubbi che Cornegliani abbia la fortuna di avere un brand che è ammirato in tutto il mondo e che abbia un mercato di persone che chiaramente hanno una affezione nei confronti del brand, che è radicata nel tempo, dalla famiglia, dai padri che la trasmettono ai figli, no? E quindi non ci sono. Noi, devo dire, abbiamo forse un leggero punto di vista che è un po' differente dal suo, perché ci occupiamo di investimenti, ci occupiamo, e purtroppo la nostra criticità è quella di riuscire ad avere gli indicatori di sintesi necessari per poter essere estremamente selettivi. Perché? Perché è un altro campo. Perché il problema che abbiamo, dovete immaginare, è che c'è molta liquidità in questo momento, considerato le criticità e la volatilità nei mercati finanziari, che sta fuori dai mercati. Molta di questa liquidità, incredibilmente, poi è detenuta da 7-10 grandi family office anche in Europa, quindi non pensiamo che ci sia un mercato retail così diffuso a livello di fashion. Questi signori ormai hanno le nuove generazioni, le nuove famiglie, le famiglie, non so, come Rolex, proprietari di Richmond e quant'altro, che chiedono all'interno del loro family office che il 10-11% dell'asset allocation vada su ciò che è green, quindi compreso l'emissione di green bonds. E devo dirvi che oggi la preoccupazione importante che hanno in Banca Intesa, in Unicredit, ma anche in Santander, è: siamo certi che quando noi sottoscriviamo un'emissione di green bonds non abbiamo quel 23-25% di probabilità che non abbiamo fatto assolutamente quello che abbiamo detto? E questo chiaramente crea. Però, detto questo, guardi, su Cornegliani, rispondo una forza Fedex. Allora, io credo che questo oggettivamente non è un tema tanto a livello di mercati finanziari o a livello di leadership di queste grandi multinazionali del fashion, ma è un tema di policy, è un tema di natura politica. Credo che questo sia un tavolo che dovrà sicuramente essere affrontato. Sappiamo che il tema della global inequality è il tema chiave dei prossimi anni, è stato un po' accantonato perché abbiamo avuto altre emergenze a livello geopolitico in questi ultimi 18 mesi. Ci tengo però a dare un'osservazione. Allora, io ho la fortuna di spendere la metà del mio tempo in Spagna da 10 anni, senza dare connotazioni di nessun tipo. Dico soltanto che in una situazione complessa, non differente dalla nostra, il governo di Pedro Sanchez, che adesso avrà un test elettorale il 23 di luglio, ha di fatto preso 3 decisioni che hanno stabilizzato l'economia spagnola, che ricordo cresce come l'economia italiana, con la differenza che il tasso di inflazione in Spagna, potete verificarlo, è all'1,9% contro il 7,7% dell'Italia e credo l'8 e qualcosa della Germania. Questo differenziale chiaramente alla fine conta, perché sotto il profilo competitivo impatta molto anche sulle aziende. Sanchez ha preso una decisione, è stata quella di stabilizzare 6,7 milioni di lavoratori precari che avevano contratti a tempo determinato trasformati a tempo indeterminato. L'ha fatto 2 anni fa, criticatissimo dalla Confindustria spagnola, che si è appellata anche alla Corte di Giustizia europea. Quello che è successo è che questi 6,7 milioni di persone sono state stabilizzate, è ripartito il mercato immobiliare. Oggi, se andate a Madrid o a Barcellona, non vivono soltanto di appartamenti o ville sopra i 2, 3, 5 milioni di euro, ma c'è un mercato immobiliare che è tornato a crescere anche nelle fasce basse del mercato, che, se volete, è in assoluta controtendenza rispetto a quello che vediamo a Milano o vediamo a Roma. Okay? La seconda cosa che ha fatto Sanchez, ed è stata anche questa molto criticata, ha abbassato l'IVA sui generi alimentari al 10%, e questo ha consentito chiaramente di mantenere abbastanza calmierato il carrello della spesa. E poi, considerati i picchi dei prezzi usati sull'energia, ha fatto la famosa tassa sugli extra profitti, che ha creato una lotta senza quartiere con le grandi aziende energetiche spagnole, che hanno fatto un'altra petizione a Bruxelles, alla Corte di Giustizia, ma che in realtà ha dato ossigeno all'economia. Io credo che su questo tema alcune multinazionali illuminate siano già molto committed, sono molto impegnate. Credo che peraltro sia un tema che non si risolve se non si poi affronta il tavolo delle policy a livello pubblico. E qui chiaramente, come diceva giustamente prima un relatore prima di noi, il momento chiave è il confronto con Bruxelles. Credo che dobbiamo abituarci
ad avere un confronto molto più diretto e franco anche all'interno dell'Unione Europea, perché è vero che la global inequality sta incrementandosi, ma dobbiamo anche essere consapevoli che le ineguaglianze anche all'interno dei singoli paesi stanno aumentando radicalmente. E questo credo che ci dovrebbe far tutti pensare, perché per tutti voi, chiaramente poi viaggiano e amano la Francia, aver visto la Francia nella settimana passata essere messa a ferro e fuoco, mettendo in luce probabilmente 20 anni di politiche anche di immigrazione non diciamo forse così allineate con le esigenze delle persone, ci ha dato il senso che quello che noi vedevamo, se vi capita una volta viaggiando sulla strada dei fiori e uscite dopo il casello che c'è immediatamente dopo il confine e scendete a Nizza, passando da quelle che sono le banlieue di Nizza, che sono questi casermoni di 10, 15, 20 piani senza aria condizionata, e passate una da quelle vie a metà del pomeriggio quando ci sono 35, 40 gradi, vi chiedete come mai non sia scoppiato prima questo problema. Quindi io credo che bisogna sempre, come diceva Mark Twain, ha una frase bellissima che noi in Kaufman ci ripetiamo spesso, che ciò che ci mette nei guai non è ciò che non sappiamo, ma è quello che diamo per scontato che la prova dei fatti non lo è.